Parliamo tutti di casta della politica, di costi della politica e di equilibrismi partitici per mantenere in piedi le coalizioni. Adesso questo artificio legittimo lo pagano i cittadini per consentire a Toti di essere un po' più sereno nei confronti dei propri partiti. Io mi stupisco di un'opposizione che era in maggioranza e hanno loro stilato questa legge proprio per alleggerire gli eventuali 7 assessori esterni, quindi è proprio vero che fanno due pesi e due misure, sono assolutamente, tipicamente atteggiamenti di sinistra, questo lo vediamo in comune. Come siamo rovinati. Patto con gli elettori che mi avrebbero rivotato, riscelto e non solo raddoppiato i miei voti, solo se non avrei abbandonato le dinamiche comunali. Cerchiamo di dimostrare che i costi della che la politica può far bene ridurre i costi, non guardare tanto al numero ma alla qualità del lavoro svolto che può portare anche un risparmio amministrando bene questa regione. La Lega avrà un voto in più, ma diciamo che noi guardiamo a un progetto che è partito pochi mesi fa, abbiamo davanti tanto lavoro da fare, il voto e l'azione amministrativa, legislativa di questa regione ha talmente tante cose da portare a casa che non guarderei questo dettaglio. Ecco.